Secondo pareggio interno consecutivo per l'Arezzo Calcio Femminile che non va oltre lo 0-0 nel match contro il Pontedera di Renzo Olivieri. Gara equilibrata con il primo tempo di Marca Retina e una ripresa dove le ospiti hanno mantenuto il possesso palla creando qualche pericolo alla porta difesa da Antonelli. Mister Acquisti manda in campo dal primo minuto Antonelli, Renzoni, Atterini, Baracchi, Teci, Chiodi, Paganini, Zeghini, Lucarini, Mazzini e Serluca. La prima azione degna di nota giunge solo dopo 60 secondi di gioco. Punizione dal limite per le ospiti che Fenilli manda Alto. La risposta della Maranto giunge al sesto minuto con il Capitano Lucarini che di testa costringe Trimonte alla deviazione sul palo. L'Arezzo ha in mano il gioco, ma la difesa ospite è brava a difendere bene la porta di Trimonte. Alla mezz'ora Dantoni ci prova dai 30 metri, ma il tiro dell'ottima centrocampista ospite termina fuori. Al minuto 36 Zeghini fa gridare al gol il pubblico di casa, ma è solo un'illusione ottica. La conclusione dai 40 metri della giovane retina termina di un soffio alta. Allo scadere della prima frazione di gioco è ancora D'Antoni, stavolta su calcio piazzato, a mettere i brividi ad Antonelli. Nella ripresa il match resta combattuto con le ospiti che riescono a fare una maggiore possesso palla e con le padrone di casa che agiscono di rimessa. Al quarto d'ora l'azione da gol più importante, tiro dalla distanza di Bacchi e palla che si stampa sul palo sinistro della porta difesa ad Antonelli. Solo due minuti più tardi è ancora il Pontedera con Fenilli a sfiorare di testa il gol su cross di Pantani. Al ventesimo, un pericoloso calcio di punizione di Paganini attraversa la linea di porta con Mazzini e Lucarini che mancano il tocco decisivo. È ancora Rezzo a rendersi pericoloso al minuto 25 con un tiro dalla distanza di Lucarini pagato da Trimonte. Alla mezz'ora la neontrata Mattiaccio a sfiorare il gol e a costringere Trimonte a una bella deviazione in angolo. Al 32esimo il direttore di gara espelle per doppia munizione chiodi. E nel quarto d'ora finale il Pontedera tenta di far suo il match, impensierendo Antonelli, Combini, Fenigli ed Antoni. Ma la difesa retina tiene bene e il risultato non cambia. Un punto che muove la classifica di entrambe le compagini e che lascia imbattuto l'Arezzo dopo tre gare di campionato e due di Coppa Toscana. È arrivato un pareggio dopo due vittorie consecutive, cosa non è andato oggi per il Ponte d'Era? No, cosa non è andato? Ha giocato bene anche l'Arezzo, soprattutto il primo tempo, ha fatto una bella gara è stato difficile passare. Avevamo qualche ragazza, soprattutto gli attaccanti sotto sono, erano state male in settimana, non abbiamo grandi ricambi per ora. Quindi, abbiamo fatto la nostra partita incidendo poco in avanti, un pareggio mi sembra giusto. Quali sono gli obiettivi a questo punto di, del Ponte d'Era? Giocare bene, vedere di, di riuscire a portare 30-40 spettatori a, al campo, far sì che ci prendano passione anche le bimbe piccole, vengano a vederci e comincino a giocare a pallone. Cercare di lanciare il calcio femminile credo che sia l'obiettivo di tutti. Siamo qui con Baracchi numero 4 di Arezzo. Cosa non ha funzionato oggi per la vittoria nonostante comunque l'Arezzo sia rimasta in 10 proprio nel momento migliore di quando stava attaccando? Eh, Ci è mancato il gol, però comunque abbiamo fatto una grande partita, comunque anche un in meno eh, siamo rimasti sempre con la stessa grinta e siamo, eh, siamo stati su tutti i palloni. E, no, è un'ottima squadra, stiamo diventando sempre più... più più squadra e le cercheremo di migliorare comunque alla, alla fine anche i risultati lo dimostrano siamo sempre cioè per ora siamo imbattuti. mister Acquisti, gran pareggio contro una squadra che lotterà per la promozione, l'Arezzo che è rimasta in 10 e nonostante tutto ha cercato i tre punti fino alla fine? Eh, diciamo che sono Molto soddisfatto oggi della prestazione delle ragazze perché c'è stato in settimana abbiamo lavorato sulla, diciamo, sulla consapevolezza di, di essere una buona squadra e oggi la squadra ha avuto meno bisogno del mio sostegno, se l'è cavata spesso da sole anche in situazioni. Più difficile, questo fa sì che la nostra crescita, a parte il risultato, a parte il gioco che ancora dobbiamo sicuramente affinare, ma eh, se c'è una crescita della convinzione siamo, siamo veramente nella buona strada, possiamo essere sereni. Com'è nata la mossa di mettere Teci difensore centrale? Che da quando è in quel ruolo diciamo, i gol subiti stanno diminuendo. Io credo, ho sempre adottato questo sistema, magari è meglio non svelare i segreti, però. <ride> però credo che i giocatori bravi tecnicamente, se si guarda al calcio maggiore, eh, esistono anche in difesa, non solo in attacco a centrocampo. E credo che se non si parte da dietro, e ancora la mia squadra non lo fa come io vorrei, ma sicuramente lo otterremo, Penso che ci vogliono giocatori bravi tecnicamente e non solo, che ci abbiano tante qualità come sta dimostrando Teci, ma anche Aterini. Stanno veramente stupendo anche me perché non, non sono nessuno delle due difensori che lo stanno facendo, secondo me, ma anche Zeghini. Fino all'anno scorso faceva l'attaccante. Cioè, io sono un po' pazzo per queste cose, però alle ragazze sembra che seguano quello che gli chiedo.